Titana presenta La Mancinelle. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Ballare da seduti, la signora ballava da seduti, ballava il twist, va bene. Allora passiamo subito al 1961, perché è un anno pieno di canzoni, veramente bello. L'Italia, 1961, voi me l'insegnate, l'Italia compie 100 anni, bravo, complimenti signore. Lei sì che... L'Italia compie 100 anni e si presenta al Festival di Sanremo un giovane cantante snodabile. Ti voglio bene. Non faccio l'ammovimento perché fare un po'. È meglio di no, lasciamo stare. Con 24.000 mani, oggi saprà che te lo amo. Ora ogni istante mille mani, in carezza buone amore. Con 24.000 mani. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio. Le bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, solo baci chiedo a te, con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio, con 24.000 baci, felice corro.
lo faccio qui. E adesso andiamo nel delicato. Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Il sogno d'esserti vicino e di baciarti e poi svanire in questo sogno irreale. Lassù sento gli angeli che cantano. Ascolto e ti rivedo ancora più vicina, la musica che sento è come sinfonia. Di un sogno d'amore. Nel 1961 io già suonavo, pensate, avevo 3 anni e suonavo, 3 anni, forse qualcosa in più, ma adesso non mi ricordo, e già cantavo. E nel locale in cui cantavo mi facevano cantare forse 8, 9, 10 volte questa stessa canzone. Ascolterai
vicino a te. Nessuno a noi t'amerà così, per te nessuno a noi soffrirà così, nessuno mai saprà. Cittadino, grande cantante chitarrista Ugo Calise, e la canzone si chiamava Non è peccato. Grazie, non l'abbiamo provata questa qua, però è peccato, ma non è, ma questa è del 58. Allora, se per gli anni 70 se ne parlerà l'anno prossimo, per gli anni 50 non so come faremo. Vorrei tornare un paio d'anni indietro anche con l'età, ecco, per poterveli cantare, ma comunque vabbè, non fa niente. Che era bella, scusa maestro, faccio solo una cena. Se ti suoni il tesoro che fai, non è peccato. Questo era per il programma, ma noi avevamo preparato una canzone di Nico Fidelio, che era un altro boom degli anni del 1961. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ti voglio tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore. Tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola sola, sola nel buio ti chiamerai. Ai, 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 ai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu. Ospite del salotto di Teleischia questa sera è Nicola Pantalone. Nicola Pantalone lo conoscete tutti, ma stasera non sarà solamente in veste di cantante, ma sarà un po', diciamo così, il menestrello per noi, perché da una parte ci canterà delle bellissime canzoni in un video che abbiamo realizzato qui nei luoghi di Ischia, dall'altra parte ci parlerà anche della vita che si svolgeva in quei luoghi negli anni 60. E poi, essendo Nicola un appassionato
appassionato di cultura in generale, ci farà anche da lettore. Leggerà alcune poesie di una raccolta che si intitola Un'isola, Ischia, un'isola di poesia, che raccoglie appunto alcuni poeti che insomma si sono uniti in questa iniziativa e hanno pubblicato le loro liriche. Tra l'altro, tra uno di questi poeti, Luciano Somma, ha realizzato anche una canzone con Nicola, Sono giusto? già Già due due. canzoni, Vogliamo sì. parlare di queste canzoni prima di affrontare poi di petto la lirica? Ma una di queste è una canzone d'amore, naturalmente, il solito che viene abbandonato non la trova più e quindi resta male. Ma la seconda invece è una canzone un poco più, diciamo, attenta, perché considera che tutta questa vita che noi viviamo tutti i giorni è un po' una guerra. E allora, vabbè, la sentiremo poi quando sarà il momento. Voglio dire che sono stato, molto probabilmente voi avreste voluto un attore a recitare queste poesie, e io sono stato un po' costretto da dirla qui, non si può dire di no. Però comunque non mi considerate uno che vuole leggere le poesie, guai. Io sono un cantante. Vabbè, ma comunque Sono in ami la prestito. poesia, hai dato prova proprio perché comunque L'amo moltissimo, sei l'amo e la attento. rispetto. Difatti, ho letto un momento queste poesie di questi bravissimi, moderni poeti e vedo che veramente c'è una qualità altissima. Per cui sono contento di leggerle, ma non sono così bravo, Allora, ecco. non fare il modesto. Allora, nella seconda parte invece del nostro programma andrà questo video che abbiamo realizzato con Nicola. Questo video fa tappa in quelli che sono stati i luoghi mitici degli anni 60. Poi lo vedremo insieme. Intanto volevo che Nicola così brevemente ricordasse quell'atmosfera. Sì, più che altro i locali notturni, perché io ho iniziato nel 1958 a cantare, un po' come Peppino Di Capri, solo vabbè, lui ha avuto un altro tragitto umano e di grande professionalità. Io sono stato un piccolo, piccolo grande professionista, nel senso che continuo a lavorare anch'io e lavoro con soddisfazione. Abbiamo visto i luoghi della memoria. Cioè, per esempio, i locali belli, dopo lo vedremo. Me ne sono dimenticato uno, veramente, il locale in cui ho suonato anche, in cui sono stato veramente felice di suonare, ed era il Bikini Club di Schiaporto, dove c'è adesso lo Yacht Club. E lì c'era un bellissimo locale, meraviglioso, dove ogni sera 400-500 persone venivano, ascoltavano musica, ballavano. E poi alla fine si andava a mangiare da boccia il pane con la mortadella, Ah, bello però, caldo, e insomma, questi sono attenti ricordi, anche alle cose cioè, e come no, buone. e come no. Senti Nicola, le parole di una canzone molto spesso sono vicine alla poesia, che pensi? Non tanto, io penso che la poesia sia veramente distinta. Ci sono alcuni compositori di versi che possono essere musicabili. Che però sono sempre un po' costretti a non essere poesia veramente perché c'è la musica che li costringe a camminare in un certo verso. La poesia è altra cosa, la poesia è filosofia pura e invece poi la musica condiziona dei versi che possono essere anche bellissimi. Vogliamo leggere allora qualche poesia da questa antologia Ischia, un'isola di poesie, in modo da dare proprio prova che tu non sei solamente un bravo cantante, ma anche un bravo attore. No, io ci provo, ma togli quel bravo Partiamo e togli allora. pure l'attore che alla fine, insomma. Leggo un po' di fogli qui da leggere un po' di poesie. Questa qui sono due poesie di Roberta Panizza, una brava, bravissima poetessa trentina. Pensate. Che gelido crepuscolo di sogni in questa notte d'ombre senza luna. Scivola il suo canto antico, il vento su dune di pensieri lasciati bianchi ad aspettare. Qui c'era il sole ed è un sussurro di silenzi in lenta ascesa, il tepore lieve su questo inerte fiume d'onde. La terra calda ancora sorride, se solo ancora durerà il ricordo. E questa si chiama Notte di deserti. Ora c'è un'altra che si chiama Tra Capri e Sant'Angelo, sempre di Roberta Panizza. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre ai vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace.
Rinunci al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. E questa molto Roberta brava, Panizza. Molto brava. Senti Davvero. Nicola, ti volevo chiedere, facendo poi un po' avanti e indietro tra questi due nostri temi, no? Certo. Quando voi eravate, diciamo, molto giovani, c'era questo grande entusiasmo per la cultura, voi vi davate molto da fare. Che cosa, come vedi, diciamo, il paragone con le generazioni attuali? Ci vedi lo stesso interesse? Senti, io non intendo fare questi paragoni, sai perché? Perché si è sempre detto che ai miei tempi andava meglio. E invece non è così, secondo me. Il mondo cambia, le usanze cambiano. Sicuramente non cambiano i giovani. Per cui i giovani hanno questa grande disponibilità ad apprendere, ad amare la cultura, ad amare la comunicazione. Ora dipende dalla comunicazione, dalla cultura, se riescono a farsi amare dai giovani. Per cui io non dico che, io penso che i giovani di oggi siano dello stesso livello, se non migliori, dei giovani di ieri. È che bisogna vedere il messaggio che gli si manda, a che livello sta. Allora, continuiamo con la nostra carrellata di poesie. Che cosa hai lì? Ho un Bruno Mancini, non so se lo conosci, ma non vogliamo parlarne, che ha scritto due cose meravigliose, secondo me, anche perché è mio amico e quindi... non è vero, sono veramente belle. Una si chiama Davanti al tempo. Vanire in dolcezza di forma, sospesa apparenza, nel gorgo di volute fughe è l'ultimo ponte. E tutto si genera nuovo, sparso tra fossili, addii. Poi l'ombra assorbe. Ora che odi lo schiudersi dell'albero, stimoli, palpiti, inganni. Acuminata nullità, passione senza pensiero. Un'altra ancora? Sì. Come si intitola? Hai visto che poi non sono così un bravo, bravo, bravo attore. Ma comunque. Sei bravo, dai. Quel giorno avrai 20 anni. Quel giorno avrai 20 anni. E non vorrai più niente oltre la mano della tua bambola di pezza che ti accompagni invisibile e muta. Invisibile e muta. Dal primo chicchirichì del primo gallo, dal primo spiumacciare del primo canarino, dal primo sbiadire della prima stella. Le stelle, il gallo, il canarino. Lasciatemi pensare a questo giorno. Avrai l'età di una sorgente e il tuo futuro vorresti forse fermo? Fermo nel bacio sulla guancia dall'orsacchiotto bruno che ti avvicina maestoso e fiero. Maestoso e fiero, dal sapore di mille profondi graniti, dall'odore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza. Graniti, radici, purezza. Aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, di fianco, in alto, sopra e sotto, la bambola di pezza e l'orsacchiotto bruno, di fianco, in alto, sopra e sotto, le stelle, il gallo, il canarino. Sarò graniti e zolle, radici e fiore. Sarò soltanto chiarore trasparente nel tuo sorriso. Avrai 20 anni e non vorrai più niente. Avrai l'età di una sorgente. Nicola, ma tu sei bravissimo. Bruno Mancini, bravissimo. Adesso leggiamo qualche cosa di Luciano Somma. Luciano Somma è un personaggio vulcanico. Io ho avuto modo di conoscerlo attraverso proprio Bruno. E dico la verità, ho visto una persona diciamo che ha più anni di me, ma che è un entusiasmo di un ragazzo. E lui vive quasi attaccato al computer, non è una cosa brutta, perché lui...